Anche il comune di Cartoceto aderisce a Marche Storie e lo fa con una serie di incontri, degustazioni e altre iniziative legate alla città di Venezia. Sì, per il secondo anno aderiamo a Marche Storie, tra l'altro quest'anno siamo tra i primi 10 progetti selezionati nella regione Marche, beneficiando anche insomma di azioni di promozione a livello nazionale direttamente coordinate dalla regione Marche, cambiando completamente tema rispetto a quello dell'anno scorso. Quest'anno abbiamo scelto questo rapporto, questo legame storico con la città di Venezia, o per meglio dire non tanto tra Cartoceto e Venezia quanto per il nostro veicolo che rappresenta l'eccellenza principale del nostro territorio, ovvero l'olio DOP Cartoceto. Oggi lo conosciamo come eccellenza ottima sulla nostra tavola, un tempo però dobbiamo sapere che questo prodotto faceva sì che l'odierna Piazza San Marco, nonché quelli dell'epoca, tutte le stanze del Doge fossero appunto alimentate. E da questo legame, da questo rapporto storico, nasce appunto questa 3 giorni, del 16, 17 e 18 settembre, con uno spettacolo principale programmato per tutti i 3 giorni, con tante attività collaterali che sicuramente renderanno ricco anche il programma di quest'anno. Per quanto riguarda lo spettacolo, quando e dove sarà? Allora, lo spettacolo, come dicevo prima, tutti e tre i giorni alle 19:30 presso lo spazio, diciamo, accanto alla chiesa di Santi Biagio e Cesareo nella frazione di Ripalta, quindi immerso proprio in un contesto rurale e olivetato, così, che traendo un po' da ispirazione dal tema principale. Uno spettacolo sicuramente che parte da questo fatto, da questo legame storico, ma che poi si sviluppa attraverso le tradizioni del teatro popolare e anche attraverso tante contaminazioni di linguaggi, dalla musica popolare alla vena cantautorale italiana. Sicuramente uno spettacolo dinamico, divertente, quindi nonostante si parta da un fatto storico sarà piacevole assistere a questo tipo di spettacolo. Uno spettacolo principale che sarà poi accerchiato, diciamo così, da tante altre attività a corollario nei 3 giorni, che vanno dagli itinerari turistici, culturali, naturalistici, ovviamente parlando di DOP Cartoceto non potevano mancare i momenti di assaggio, diciamo così, delle nostre eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre, talk show e, per non finire, non da ultimo, una chicca che impreziosisce il programma di quest'anno, ovvero la presentazione del profumo che abbiamo fatto produrre con l'essenza dell'olio DOP del Cartoceto. Tra l'altro devo dire molto molto gradevole, perché fresco, erbaceo, e quindi sarà sicuramente la novità del programma di quest'anno. Un programma integrale che è possibile trovare su marchestorie.it oppure sui canali social di Cartoceto Turismo.